you, my friend, helping hand you land in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Immaginando questa nuova imbarcazione, i costruttori avevano un'idea ben precisa delle caratteristiche finali che avrebbe dovuto avere. Un aspetto esteriore classico che appagasse le aspettative di un armatore di yacht da 15 metri, trasmettendo senza ostentazione una qualità di vita a bordo all'insegna del comfort e del lusso. Un design che coniugasse facilità di utilizzo e sicurezza in navigazione con la massima fruibilità degli spazi all'aperto. Una carena in grado di navigare in velocità, così come di assicurare un utilizzo dislocante. Lo scafo, progettato dalla Marine Team Engineer SRL, ha un'ossatura di longheroni e madieri in PVC, mentre la sua costruzione, così come quella della coperta, è in glass Kevlar. L'assemblaggio scafo coperta è monolitico, ottenuto mediante un procedimento sia chimico che meccanico, con perni passanti inox da 8 mm. Un occhio particolare è stato rivolto verso il fattore sicurezza. La categoria di omologazione è A, la massima ottenibile, il che permette di navigare senza alcun limite di distanza dalla costa. Il risultato è un dislocamento molto leggero, 8.500 kg da progetto, e un'elevata resistenza a carichi torsionali. Il cantiere propone due versioni per gli interni, Family ed Elegance. La prima prevede tre cabine doppie, mentre la seconda solamente due, ma la cucina è separata. Ogni committente può scegliere tra 200 colori diversi dello scafo, nonché richiedere la personalizzazione degli interni sulla base di soluzioni elaborate dallo studio di progettazione interno al cantiere. Gli esterni sono frutto del lavoro di una firma ben nota, l'architetto Tommaso Spadolini, non nuovo nel disegnare questa tipologia di imbarcazioni dall'aspetto tradizionale ma con prestazioni elevate. Due elementi immediatamente riconoscibili della sua firma sono il divanetto a proavia del prendisole e l'ampia pedana di poppa. Procedendo proprio da poppa nell'analisi dello scafo, si nota come la pedana sia stata pensata non più come un'area destinata semplicemente a scendere in mare, ma come un prolungamento dello spazio del pozzetto, un vero balcone sul mare. I camminamenti laterali sono molto ampi e protetti con un solido tienti bene. A prua il prendisole è ampio, perfettamente livellato orizzontalmente, molto fruibile anche in navigazione, così come il già citato divanetto a proavia. La dinette si presenta molto ordinata e vivibile, sebbene non enorme come il vaglio di 4,90 m farebbe supporre. Evidentemente le passeggiate laterali così comode hanno preteso il loro dazio. Per quanto riguarda i motori, si può scegliere di montare da 630 cavalli fino a 1200. La costruzione è in serie semi-custom.